every day. More than I miss you, more than I could think. You know what I mean. And if you wanna try to get my way, oh, every day. You know it's hard for me to get away. You know you hurt me. This is a song from my soul. I dilettanti sono le persone a cui noi ci rivolgiamo, cioè le persone che hanno il piacere di suonare o hanno il piacere di scoprire che cos'è la musica. L'officina è uno di quei posti in cui entri cercando qualcosa da fare e ti dà la possibilità di uscire con un grande amore per quello che hai trovato. Io credo che questa scuola dia a tutti quanti, proprio tutti, la possibilità di imparare una cosa che li appassiona e di mettersi in gioco come persone. I dilettanti non hanno età, possono essere di 8 anni come di 80. Avevo sempre desiderio di suonare, ma ho sempre pensato che fosse troppo tardi oramai. Ho cominciato in terza media, con le mie sorelle siamo venute qui cercando un hobby con mamma. Ho deciso di riaprire un cassetto nel quale c'era questo desiderio di imparare a suonare uno strumento musicale. Nel primo anno di liceo un amico mi ha parlato di officine musicali. Sono venuta qua, ho fatto 4 anni di chitarra e poi praticamente ci ho messo le tende. Prima bisogna innescare un rapporto con la musica. Se c'è una vera passione, allora nasce il desiderio di andare oltre. E non poche persone che hanno iniziato con noi mai pensando di voler fare questo di lavoro, si sono appassionate talmente tanto che poi sono entrate in conservatorio e hanno cominciato a fare la vita da musicista. Capire quali sono le aspettative è importante e altresì importante poi indirizzare, perché non rimanga solo una cosa a consumo. Si cuce addosso un programma, sia nell'ambito classico, sia nell'ambito jazzistico o moderno in generale. Siamo forse una trentina di insegnanti, ecco, facciamo lezioni di basso, batteria, sassofono, tromba, trombone. Canto proprio è diventata la mia passione. Io ho iniziato facendo pianoforte, poi ho proseguito con il canto e ho cominciato a suonare il basso successivamente, un po' per chiudere il cerchio con le sorelle, per fare il trio. E un po' perché mi è sempre piaciuto. Mi piace perché sei tu che devi crei tu il suono, quindi ogni giorno esce fuori un suono diverso. Sto seguendo anche teoria musicale perché serve anche comunque la base di teoria per capire appunto le scale, tonalità, che cosa stai suonando, il motivo per il quale insomma ci sono alcuni passaggi. Quindi ogni giorno è una conquista. Ho iniziato a studiare canto perché abbiamo fatto qui un'esperienza bellissima che è stato incidere un disco. Poi mi è piaciuto talmente tanto che ho iniziato a prendere lezioni di canto con una prima parte della lezione in cui facciamo esercizi e poi ci concentriamo sui pezzi. Quindi c'è un lavoro a 360 gradi molto molto bello. È stato amore a prima vista, cioè o meglio a prima nota. La lezione in genere è strutturata in questo modo. Una parte che è più volta agli studi della meccanica, cioè degli esercizi delle dita. Un'altra parte della lezione invece è più sugli studi di musica jazz, piuttosto che di rhythm and blues. E la parte più importante è proprio la musica d'insieme. Una cosa è suonare da solo, una cosa è suonare con gli altri, capire quello che si chiama interplay. Dopo un annetto più o meno che avevo iniziato a suonare, hai voglia di suonare con gli altri. Ci sono laboratori appunto di musica classica, di jazz, orchestre, big band. Ho iniziato con il laboratorio, quello della che poi è diventata l'officina blues band. Una band di pazzi scatenati. Tante persone che si divertono in quello che fanno senza pensare, sono troppo grande, ho iniziato troppo tardi. Chi è avvocato, chi è pilota, chi è medico, in un'atmosfera
divertente, piacevole. Ti fa stare bene, cioè dopo quando abbiamo finito di fare le prove torni a casa, è tardi però sei carico, capito? Abbiamo anche un laboratorio di songwriting dove i ragazzi scrivono canzoni, imparano come si scrive. 3, 4. E non c'è una volta in cui io non esca dalla classe con uno spunto geniale su cui riflettere la settimana. Ci apre un po' gli occhi su quello che andiamo a suonare, che noi diciamo, vabbè, vogliamo fare questo pezzo. Cominciamo a strutturarlo, anche a capirlo e a entrare nel pezzo finché non diventa poi una cosa tua. Tutto questo percorso appunto della studio dello strumento, studio di teoria e dei laboratori porta poi al live. Suonare in pubblico è un'esperienza indispensabile per chi suona, perché capisci che cosa è la musica, cioè esprimere qualcosa. Ci troviamo ad essere tutti amici, noi insegnanti qua, di conseguenza c'è un'atmosfera molto serena e disinvolta. Appena sono entrata proprio ho sentito calore e familiarità e accanto professionalità. La sensazione che ho avuto quando sono entrato qui è quella di un posto dove si fa sul serio, perché si insegna davvero musica, però senza esageratamente prendersi sul serio. L'officina ti dà la possibilità di esprimerti senza giudicarti, metterti la pressione. Quello che sei puoi dare. Lo trovo comunque talmente positivo per la mente, per lo spirito, quindi questa scuola stimola tanto da questo punto di vista. È figo. Per noi è rimasta sempre un po' a casa, quindi le prove veniamo a farle qui. Se facciamo qualcosa, le prime opinioni che vogliamo sentire sono degli insegnanti che abbiamo avuto qui dentro. È un punto di riferimento continuo. Cantami dell'universo. Cioè è diventata la mia seconda casa, se si può dire. Io oggi qua mi sento a casa. Io quando entro qui dentro mi sento veramente a casa. Mi manca solo lo spazzolino al bagno. Ah, per me è casa. Spesso mi trovo a essere l'ultimo, chiudo le luci e sento ancora le storie che rimbalzano sulle pareti. Il fatto poi che siamo nel centro storico dà anche una magia in più. Posso portarlo anche lo spazzolino?